dai. Chiamiamo in diretta il sottosegretario. Se avete qualcosa da dirgli, non diteglielo. È occupato. Cominciamo, no, se per te va bene. Perché tanto abbiamo un'ora e un quarto, vogliamo sfruttarla tutta. Finisce le 16.00, comprese anche le vostre domande. Allora, grazie di essere qui. Io sono Marco Viviani. Sono un giornalista di Web News, un magazine online che si occupa di tecnologia e anche di agenda digitale, che è poi il motivo per cui sono qui, nel senso che gli organizzatori del Festival del Giornalismo sono stati così gentili da credere, diciamo, nella mia proposta, così come i miei relatori, che adesso vi presento subito, cioè parlare una specie di archivio storico delle proposte di legge, ma anche delle boutade, e di tutti i commenti fatti in tutti questi anni a proposito della rete. Perché molto spesso, anzi io direi quasi sempre, quando la politica cavalca un'emergenza o cerca di affrontare un tema, e noi oggi cercheremo di parlare di tutti, dalle più attuali come il fake news a quelle degli anni precedenti, come i blog e tante altre cose, generalmente si ha la sensazione, ce l'ha anche l'opinione pubblica, che sia la prima volta che se ne parla, cioè che finalmente la politica affronta internet. No, la verità è che sono 15 anni che sentiamo queste cose in maniera molto varia. Allora, per parlarne, io ho invitato Martina Pennisi, che è una giornalista del Corriere della Sera, si occupa anche lei di rete di internet e mi aiuterà molto. E Stefano Quintarelli. Stefano Quintarelli è un deputato, ma è una definizione, è troppo poco per lui, nel senso che è uno dei padri della rete in Italia e da anni, da quando è in Parlamento, è sia la parte propositiva che, mi permetto di dire, a volte anche un argine in Parlamento rispetto a una certa tensione normativa rispetto alle questioni legate alla tecnologia e internet. Noi abbiamo curato una timeline, spero che adesso lo si veda dietro di voi, mi appello alla regia. Alla tecnologia ti appello. Esatto, e quindi probabilmente non ci riusciremo. Cioè, si può vedere la cosa del mio computer? Devo fare qualche cosa io? Ah, ok. Lo vedete? Ecco, questo è, noi l'abbiamo chiamato il rumore dei nemici. Quintarelli ride perché è interista, quindi ha colto immediatamente la citazione. È una famosa frase detta da Mourinho, non so se ve lo ricordate, anni fa, parlando di quelli che odiavano l'Inter. Il mio direttore è interista, vabbè, nessuno è perfetto, ma il titolo è perfetto perché... Questa autocritica. Esatto, noi abbiamo ricostruito 15 anni di dibattito, semplicemente linkando, aggregando tutti gli articoli che noi abbiamo scritto, quindi cercando un tag, no? Un filo rosso, ed esiste questo filo rosso, a partire dalla legge sull'editoria, di cui che venne definita come un bavaglio del web, la grande battaglia, qui siamo nel 2006, molti non lo ricorderanno, ma per anni, tu non eri ancora in Parlamento, ma per anni la politica si è occupata dei videogiochi, sembrava l'emergenza nazionale, ma direi mondiale, ogni volta che usciva un videogioco nuovo, alcuni politici come Franco Frattini, la Meloni, dichiaravano che bisognava sequestrarlo, che avrebbe fatto malissimo ai giovani, che avrebbe causato devastazioni. Un altro tema principale, qui siamo nel 2007, 10 anni fa, la legge sull'editoria. Non voglio entrare troppo nel tecnico, però ve la sintetizzo così. Ci sono alcune sentenze, alcune leggi europee e nazionali che hanno determinato in maniera anche piuttosto precisa che l'editoria, l'informazione, diciamo, professionale, giornalistica è una cosa e i blog, quello che si scrive su internet, all'epoca non c'erano neanche i social network, nel 2007, Facebook si è sviluppata nel 2008 in Italia, per esempio, è un'altra, c'è una direttiva europea, che è la direttiva sul commercio elettronico, che ha stabilito questa differenza importantissima, perché se non ci fosse, le piattaforme verrebbero responsabilizzate in una forma che avrebbe degli effetti devastanti anche sulla nostra stessa libertà di espressione. Ma andiamo avanti. Ce ne sono tantissime altre, adesso scusate che questo mouse mi impedisce di fare le cose bene, non lo so. Nel 2007 questo signore, che era un onorevole e un ministro, guardate che cosa fa, vediamo se si apre.
vediamo, c'è la connessione? Altrimenti ve lo dico io. No, non va, come sempre, ovviamente. Vabbè, fa nulla, ve lo anticipo io. In parole povere, magari lo vediamo alla fine, in parole povere, in una trasmissione da Vespa, la russa non riesce a pronunciare Google. Non ci riesce. Ora, questo naturalmente è una piccolissima cosa, può sembrare di nessuna importanza, però proviamo a pensarci. Se nel 2007, quando Google è già il motore di ricerca più importante del mondo, fattura 20 miliardi, adesso ne fattura 35, 36, ed è l'unico forse motore di ricerca più importante, e un onorevole o un ministro non riesce a pronunciare la parola, significa che non l'ha mai usato. Significa che non ha mai sentito questa parola neppure dal suo staff, perché se lo sentissi pronunciare spesso, lo pronunceresti correttamente, no? Questo nel 2007. Ma andiamo avanti, perché poi su questa cosa torneremo. Caro Bruno Vespa, ovviamente Bruno Vespa in quegli anni, una decina d'anni fa, porta internet in televisione, mainstream, prima o seconda serata, e se ne sentono di tutti i colori. Le cose non sono granché migliorate, parleremo anche di questo. Intanto la politica continua a guardare al web cercando di riformare la legge sull'editoria. 6 febbraio 2009, pensate, si parla molto della legge in Germania, adesso ne parleremo. 6 febbraio 2009 la politica italiana, bipartisan, punta il dito contro Facebook e Gianfranco Fini, presidente della Camera, e una giovanissima Marianna Madia, che oggi è ministro, si trovano d'accordo nell'ipotizzare delle forme di punizioni anche molto pesanti nei confronti di Facebook quando vengono pubblicati dei discorsi d'odio o dei contenuti incitanti l'odio. Arriviamo all'estremo bavaglio, questo è un tema molto delicato. Il pacchetto sicurezza che approvò all'epoca la Camera prevedeva una serie di norme molto pericolose proprio nei confronti dei blog e in generale del nostro diritto di essere informati. Ebbe degli effetti internazionali, questa è stata la prima volta in cui la cosa ha cominciato a farsi seria, nel senso che addirittura anche Wikipedia, Google Italia, così protestarono vibratamente. Poi c'è tutta una sezione sulla nostra timeline che vi consiglio di andare a vedere, si chiama Il rumore dei nemici su Web News, dedicata a dei personaggi che noi abbiamo dimenticato, e forse è stato meglio così, per esempio l'onorevole Carlucci, ve la ricordate, che a un certo punto aveva deciso di essere un'esperta di anonimato in rete. E la sua proposta era forse, a nostro parere, uno degli attacchi più pesanti mai fatti nei confronti della rete, perché praticamente diceva che chiunque non accettasse di essere, diciamo, in rete con il proprio nome e cognome era da considerare un criminale. Vi lascio perdere la questione di quanto sia incompatibile rispetto all'importanza di poter difendere la propria identità quando per varie necessità, per esempio anche una protezione politica, come succede in Cina. Voi pensate se ci fosse una cosa del genere in regimi non democratici, sarebbe una strage. Ovviamente correggono il tiro, non se ne fa niente, arrivano nuove proposte, ripropongono emendamenti simili, sul DDL intercettazioni rificcano un'altra volta la questione della responsabilità dei blog, poi questo emendamento viene abrogato grazie a un politico di Forza Italia che all'epoca aveva un po' di coscienza e riuscì sempre a bloccarlo. Ancora si parla di queste cose, Angelino Alfano e Ignazio La Russa si scagliano un'altra volta contro Facebook immaginando delle regole assolutamente incompatibili, Di Pietro, che all'epoca ancora contava qualcosa, decide di difendere la questione, arriva il popolo di Berlusconi in colpa al popolo di Facebook di avere causato l'incidente, ve lo ricordate, quando qualcuno gli tirò una pietra, una scultura sul naso, era colpa di Facebook, ritorna la Carlucci, insomma noi per anni, il PDL propone 12 anni di carcere a chi istiga alla violenza, qualunque cosa significhi, Stefano, sul web. Siamo nel 2010, l'AGCOM vara un regolamento che stabilisce la possibilità di rimuovere i siti che hanno contenuti pirata e alcuni in quegli anni faranno notare che è un regolamento troppo restrittivo.
arriva il decreto Romani che viene criticato persino dalla Commissione europea. E attenzione, qui mi piace sottolineare una cosa. Rispetto alla diatriba tra Mediaset e YouTube, rispetto a anche alcune proposte politiche di quegli anni, c'era un signore che si chiamava Gentiloni, che oggi è il Presidente del Consiglio, che ha sempre mostrato invece, poi magari Stefano ne parliamo, una certa competenza e molto buon senso. Quindi lo dico qui assumendomi la responsabilità, probabilmente noi abbiamo in questo momento un Presidente del Consiglio che sa di cosa parla, però il problema è che il Presidente del Consiglio è in altre faccende, affaccendato, quindi della rete non si occupa. Andiamo avanti, così facciamo prima. Ah sì, mi sono dimenticato un'altra protagonista, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni decide di fare la sua battaglia contro i videogame, che era rimasta un po' la ripresa, le sembrava la cosa più importante da fare per questo paese, e va avanti anni a parlare di videogame. La blogosfera diventa un problema, arriva un emendamento salva blog da parte di Cassinelli, quello del PDL di cui viene affondato, poi viene di nuovo restaurato, Wikipedia fa un blackout del proprio sito per protestare contro questa cosa, tornano indietro. Insomma, andiamo avanti, siamo nel 2011, la SOPA all'italiana, la protesta per il bavaglio web, cassata anche quella. La GCOM, i molti passi indietro, risistemano il regolamento. Quindi, insomma, alla fine poi in qualche modo si riesce sempre a evitare il peggio. Più probabilmente, a mio parere, per la farraginosità stessa dei processi decisionali politici in Italia che non per la consapevolezza di quegli stessi politici. Ecco qui la discordia, il blackout, la protesta di Wikipedia, il famoso comma 29, insomma andiamo avanti, finché non arriviamo, seppellite queste cose di cui ci siamo già dimenticati, arriviamo a temi più vicini a noi, per esempio la questione dei commenti sui blog, la responsabilità dei commenti, l'incredibile ritorno della Mazzagollo, mio tempo, il ministro Severino che se ne inventa una sua, Paola Ferrari, poi altro capitolo, i social network cominciano a diventare importanti, i personaggi famosi fanno i difficili, gli offesi, anche Mentana a suo tempo, Paola Ferrari, o querelano il social network, cioè aziende enormi, perché qualcuno li offende su quella stessa piattaforma. E noi a cercare di spiegargli che è come prendersela con il proprietario di un edificio perché qualcuno scrive su un muro un'offesa a qualcun altro. Diffamare su Facebook come fosse un giornale, non è possibile. Laura Boldrini riprende alcuni temi, poi mostrerà però più sensibilità e ne parleremo con Stefano, perché lui con la Boldrini ha lavorato a una cosa che si chiama... Scusa, poi torna di due? Sì, sì, prego. Adesso trovo un errore. Uno, due, no. Laura Boldrini, le paure del www, e questo era maggio 2013. Maggio 2013. Prendi il... Vai avanti di due? Vado avanti, ok. Aspetta, eh? Ah, interessante. Allora, vado avanti di due. Ed era? No, alle certo. Esatto. Ti ricordi? No, perché in realtà era stata mal interpretata. No, vabbè. Okay, dopo. Ok. Me lo ricordo anch'io, era il titolo diverso da quello che aveva detto. Sì, è vero, infatti poi l'abbiamo corretto. Sentenza shock, anche questa è una cosa importante. Linda Rando, una bravissima ragazza che cura un blog che parla di editoria, viene condannata per un commento sul suo blog, una sentenza del Tribunale di Varese completamente folle, mi permetto di dirlo, che poi infatti ne verrà fuori, e che va ancora a discutere la direttiva che vi dicevo che è del 2000, pensate un po'. In tutti questi anni, insomma, abbiamo sentito di tutto. Brunetta, un altro protagonista di questa Pisicchio, insomma, abbiamo visto di tutto. L'hate speech arriva negli ultimi anni, la diffamazione, la calunnia, Charlie Hebdo, l'antiterrorismo, lui sarà protagonista perché riuscirà a fermare un emendamento molto pericoloso sull'uso dei captatori informatici, adesso ne parleremo subito. E arriviamo al cyberbullismo, che è un altro tema recentissimo su cui sia io che Martina abbiamo scritto molto. La gogna del web, la legge passa alla Camera, poi viene modificata di nuovo in Senato, e arriviamo in fondo. Pitruzzella, Orlando, il manifesto Basta fu bufale della Boldrini, che noi abbiamo deciso di non firmare, poi vi dirò perché. Allora, detto questo, spero di non avervi annoiato, ma ce la siamo cavata in pochi minuti.
Io vorrei chiedere ai miei relatori, ai miei ospiti, qual è l'impatto, la sensazione che avete rivedendo tutte queste cose? Perché poi in realtà in quegli anni tutti e tre facevamo anche cose diverse, no? Però ce le ricordiamo, se non altro perché poi nei nostri rispettivi lavori abbiamo dovuto studiarle queste cose. Prego. Io all'inizio ero tipo a scuola, tra l'altro. No, vabbè, mi è venuta in mente una battuta, che se internet è cattiva, perché se puoi inchiodare Alfano una cosa che ha detto nel 2006 con un video di YouTube, vuol dire che è cattivissima. L'altra battuta che la Madia, scopro, nel 2006-2007, aveva addirittura anticipato il discorso sull'hate speech che la Germania ha fatto oggi, quindi siamo precursori. Siamo sempre stati precursori. No, a parte queste annotazioni che mi sono venute in mente scorrendo. Il primo aspetto che mi colpisce è quello delle definizioni. In questo momento ci stiamo confrontando col tema delle fake news in modo davvero pesante. La Germania è arrivata a ipotizzare, anzi a dire il primo sì, a multe per 50 milioni di euro. Sembra, io la prima volta che la prima versione circolata tra i giornalisti era 500 milioni. Insomma, cifre pazzesche. Sembrano ma anche 50 milioni non è 50. Sì, sembrano buttate, no? Tu leggi l'agenzia e dici no, ma invece sembra che stiano cercando di attirare attenzione, ma è quello che stanno facendo, perché poi nei progetti di legge spesso manca la definizione. Cioè, proviamo a regolamentare fenomeni che A, stiamo cercando di capire, B, che partono da un soggetto, da un termine che non abbiamo ancora definito, e nel caso delle fake news, permettetemi, probabilmente non hanno neanche una definizione, perché cosa è falso, che cosa è vero, a prescindere da internet, è difficilissimo da definire. Proprio in questi giorni Facebook e anche Google, nei prossimi incontri, stanno parlando di questo argomento. Ad esempio Facebook ha provato a dire che le notizie false sono quelle fatte intenzionalmente per trarre in inganno le persone. È una prateria, è un campo immenso. Chi sceglie, chi decide cosa è giusto e cosa è sbagliato? È impossibile. Ma ci sono addirittura progetti di legge che passano in un governo come quello tedesco. Noi ne abbiamo una bipartisan che è ancora una proposta, però addirittura propone 2 anni di carcere a chi diffonde notizie false. False chi, come, perché sono. E magari quindi, invece sono tendenziose. Che è una cosa, esatto, diversa. False o tendenziose, appunto, per trarre in inganno, sono tutti termini che sono difficilmente circoscrivibili. La seconda cosa invece che ho pensato è che io, quando ho cominciato a occuparmi di questi temi, praticamente intervistavo un giorno sì, un giorno no, sì, come tutti, un faro nella notte, perché lui le sa tutte. Avevo un'opinione e dicevo sempre la stessa cosa, scrivevo sempre la stessa cosa, che internet non va regolamentata in quanto tale, nel senso che è un contesto, un contenitore, è una strada, quindi tu hai le leggi che valgono al di fuori di internet e poi le applichi a internet, cioè ciò che è reato fuori è reato anche in internet, come è reato al bar, e quindi sono sufficienti o vanno solo aggiornate le leggi che già ci sono. Ad esempio la diffamazione, la legge sulla diffamazione, esatto, è perfettamente applicabile. Devo dire, a onor del vero, che dopo questa decina d'anni di lavoro sto iniziando non a cambiare opinione, ma a aprirmi al fatto che effettivamente la potenza di internet a volte cambia dei fenomeni in maniera così radicale, probabilmente da richiedere una riflessione diversa. Ma ovviamente una riflessione, quindi bisogna capire tutto. L'esempio che mi viene è il cyberbullismo. Tutto quello che sto seguendo sul cyberbullismo in questi anni, in questi ultimi mesi, in cui se ne parla di più, ti fa capire come il fenomeno del bullismo è una cosa, il bullismo in rete viaggia a una velocità tale per cui probabilmente vanno studiati e contrastati in maniera diversa. Cambiano gli interlocutori. Se tu vuoi regolamentare il cyberbullismo, non puoi non parlare con Facebook, con Twitter, con tutte le piattaforme dove i messaggi viaggiano a una velocità pazzesca. Quello che ci si chiede però, ancora una volta, ammesso che tu abbia compreso, ammesso che tu abbia la definizione precisa, quando vai a regolamentare cosa chiedi e a chi lo chiedi? Tutta questa carrellata che abbiamo visto mancava completamente di questi aspetti. Che poi, per noi giornalisti, poi lascio la parola a Stefano, è divertentissimo. Perché è una cosa da raccontare, io mi diverto da matti, prendi questi progetti di legge, te li studi, chiami Stefano, racconti, poi non verranno mai approvati, li smonti pezzo per pezzo, chiami le persone che li hanno firmati, ci parli, capisci che anche loro non hanno capito molto bene, e poi capisci che avevano 2 intenti fondamentalmente: uno, far parlare di sé, perché ovviamente i politici hanno bisogno di questo; 2, di provare a rispondere alla pressione mediatica. E qui chiudo dicendo che in realtà serve, secondo me,
e torno al discorso dei fake news, perché la pressione mediatica e anche politica della Germania o dell'Unione Europea e dell'Italia stessa, certo, o degli Stati Uniti su questo discorso delle fake news, anche se non sappiamo cosa sono, anche se Facebook non ha ben capito cosa sono, però sta provando a fare qualcosa. Quindi c'è una pressione su delle società private che sono e resteranno, che però almeno vengono stimolate. Questo? Vai Stefano. Quintarelli, dimensione diciamo legislativa. Tuttologo. Allora, no, anche. Argine. Tuttologo anche. Anche. Raffinata battuta che avevo sentito una volta. Ma io potrei parlare per delle ore. In realtà tu hai cominciato con la timeline molto avanti, sì, perché potremmo risalire, cioè io potrei aggiungere aneddoti fino dalla seconda metà degli anni Ottanta. Ma anche solo il decreto Pisano, penso. Sì, infatti, allora, cominciamo col dire una cosa. Un anno e mezzo fa abbiamo convinto, c'era Anna Masera ancora come responsabile comunicazione della Camera, abbiamo convinto la Presidente a fare un hackathon alla Camera. Quindi abbiamo in un'aula molto grande, che è stata aperta per due giorni, due notti di fila, due giorni e una notte di fila, che è una cosa... L'aula per i voti sta aperta anche di notte, ma aprire la Camera non per voti era un fatto inedito. Abbiamo fatto un hackathon, e su quell'hackathon sui dati della Camera e del Senato. E adesso vi dico dei dati un po' a mente, ma giusto per darvi una sensazione. Erano state depositate, dunque da inizio legislatura hanno passati tipo due anni e mezzo, erano state depositate 4.800 disegni di legge, una roba del genere, dei quali lo 0,12% era stato approvato, e 0,12 vuol dire qualcuno, e poi di questi disegni di legge bisogna capire quanti sono della maggioranza, quanti sono del governo che dà la maggioranza dei disegni di legge da approvare, e c'erano tipo un 1,5%, 2% che erano in iter, che vuol dire che erano stati assegnati alle commissioni, e il resto, allora, cioè, un parlamentare ha tra le sue facoltà quella di fare proposte di legge. Il fatto che ci sia una proposta, cioè, vi dicono i numeri, che la probabilità che quella proposta venga approvata è estremamente ridotta. Chiaramente quando tu vivi la cosa da fuori dici oddio, oddio, e ti preoccupi, e allora... Cioè tu non hai raccontato una serie di cose, no? La notte bianca del web, cioè tutte le cose, uno si agita molto per evitare che accadano degli errori. Una grossa parte dell'attività è legata a questa, è legata ad andare a spiegare perché non accadano errori. La Camera ha approvato la legge sul cyberbullismo e io quella volta non ho votato. Sei uscito dall'aula. Sono uscito dall'aula, esatto, dopo aver fatto una battaglia feroce contro quella, perché purtroppo c'era stato in pochi giorni prima il suicidio di una ragazza coinvolta in un video di revenge porn e in qualche modo si voleva dare un segnale che se ne stava occupando. Ho detto ma stiamo facendo una cosa sbagliata. La cosa è tornata al Senato. Io avevo fatto degli emendamenti che facevano ritornare il testo della Camera a quello del Senato. La Camera ha introdotto delle cose che sono state approvate, i miei emendamenti sono stati rimbalzati, io non ho partecipato a quella cosa, me ne sono uscito dall'aula. E poi il provvedimento è tornato al Senato, è ritornato nella forma originale e adesso torna nella forma originale che era una forma tutto sommato ragionevole. Quindi... è anche il momento che detta certe cose, che poi non vuol dire. Vedete, il processo, quindi vi ho detto, dallo 0,12 a 4.800, cioè niente. Quelle che vengono approvate, quando vengono approvate in modo radicalmente, no, non radicalmente, significativamente diverso da come vengono depositate. Una delle prime cose che ho fatto entrando in Parlamento c'era l'incontro con l'ufficio legislativo
che ci ha spiegato, dice, se avete un'idea di legge, se non è una cavolata, se è una roba sensata, che pensate che possa avere un futuro, incominciate a depositare un testo base dove dite per grossi capi di che cosa si tratta, poi ci saranno n iterazioni successive prima che quello venga assegnato a una commissione, poi nelle commissioni parte il dibattito e viene cambiato moltissimo e poi arriva all'aula, cioè sostanzialmente è un placeholder per dire bisogna occuparsi di questa cosa, questo è un tema rilevante. Io di questa cosa ho fatto tesoro, è stato il mio metodo di lavoro sempre, no? Quello deposito un testo, poi comincio a lavorarci su. E sono stato molto fortunato perché ne ho fatti approvare due, quindi è una cosa inenarrabile. Una volta quindi, sei anche riuscito in un miracolo, te lo ricordo, 2 anni fa, quando hai fatto approvare un emendamento sulla riforma costituzionale. Comunque, stiamo sul pezzo, quindi no, ma vi volevo dare questa sensazione, Il processo legislativo è altamente garante dell'output, quindi è giusto che ci sia la pressione del pubblico, quindi lui lo sa, lei lo sa, perché abbiamo parlato tantissimo, no? Perché il rischio qual è? Che se non si percepisce che una cosa è sbagliata e se non c'è un segnale dalla società che ti fa rilevare che una cosa è sbagliata, la persona dall'altra parte, il collega, dice allora è una cosa giusta, no? Quindi in realtà è necessario che ci sia anche una certa misura di clamore per poter contrastare eventuali errori che, guardate, in buona fede, io vi posso dire rarissimo che siano in cattiva fede, dalla mia esperienza, molto raro, non assolutamente escluso, però molto raro, che in buona fede i colleghi fanno. I colleghi lo fanno anche perché hanno un elettorato di riferimento, e anche questo va tenuto conto, no? Quindi la proposta serve anche un po' a lisciare il pelo alla base, vai, vai, se vuoi intervenire, no, intervieni. No, mi viene da fare la giornalista, però se l'ignoranza non è considerata come cattiva fede, allora sono tutti in buona fede, però non sapere non può essere considerato a buona fede. No, ma ti ho detto, cioè il fatto è che tu sai che le cose alla fine escono bene, quindi il fatto di avere la garanzia nel processo in qualche modo fa sì che all'inizio succedano cose, possono accadere cose che uno di buon senso non farebbe accadere, insomma, cioè, no, adesso è sbagliato uno di buon senso, insomma, tu sai, dice, vabbè, tanto questa cosa qui sai che non accade e tanto tengo buoni i miei che vogliono vedere un segno, no? Sì. Il caso di questa cosa sul ciberbullismo. Per esempio sul cyberbullismo, se ti interrompo, esatto, dissero, con i colleghi, non facciamo nomi, anche nella tua parte politica, dissero, ma allora, è talmente inapplicabile, è talmente pasticciata, guarda, la proviamo perché fa un po' di moral suasion. Adesso è un nuovo termine, cioè persuasione morale, cioè non funzionerà mai, però lanciamo un messaggio. Sì, ma tanto poi non viene approvata in via definitiva, quindi viene cambiata dopo, perché poi c'è il Senato con la seconda lettura, quindi certamente se avessimo approvato la riforma costituzionale e una Camera sola, tante di queste robe sarebbero state eliminate perché rischi che te la provi davvero, no? Sono state veramente poche le cose molto negative, cioè io che vado a memoria ce ne sono forse 1, 2, 3 poi tanti colleghi cambiano idea, no? Ad esempio Dalia poi ha cambiato idea, sì. Quindi perché poi una volta esposti alle ragioni eccetera accettano il confronto. Non hai citato nella tua rassegna le norme sul terrorismo della legge sì. Pisanu e poi tutto quello che è accaduto, e oggi mentre ero qui in un bar a mangiare prima qualcosa, vabbè, insomma, è gratificante per me il fatto di non dover dare documenti per chiedere la password, eccetera. Credo ve lo ricordiate, dopo l'11 settembre 2001, allora il ministro degli interni approvò un decreto molto duro per cui per accedere a un wifi che non era mai aperto negli esercizi commerciali bisognava lasciare la carta di identità. Quello è uno dei 3 casi negativi che ricordo. Il fatto della riproposta di emendamenti, gli emendamenti ritornano. Ogni tanto ti dicono, no, ma perché depositi questa proposta di legge che tanto non verrà mai approvata? No, perché poi ritornano le cose, perché spesso e volentieri i colleghi vanno a cercare, cioè non sono solo i colleghi, sono gli uffici legislativi che si rifanno alle cose già depositate per andare a mutuare. E questo nel caso, ad esempio, dell'errore che fu fatto in un caso, si ripropone la stessa formulazione perché quello è stato approvato e via. Tu citavi prima Gentiloni, che adesso è Premier, indubbiamente bisogna ricordare di quell'epoca lì anche Antonio Palmieri e il senatore Cortiana,
che sono stati i primi. Ecco, al lato loro c'è tutta una truppa di persone che magari sono meno note e meno visibili. E non parlo di parlamentari attuali, parlo di persone che stanno al di fuori del Parlamento, che veramente spendono da sempre tanta energia per cercare di spiegare, di correggere errori, di fare un po' di campagna, di attivismo, eccetera. Magari come facevo io prima di entrare in Parlamento. Quindi non voglio citarne nessuno per non fare dei torti a nessuno, però ci sono veramente tante persone. Il sistema nel suo complesso è un sistema che funziona. Qualche errore viene prodotto, ma errare umano, Io volevo dire anche qualcosa sul tema delle fake news, sì. Poi gli spunti sono tanti, poi magari facciamo battute più brevi, scusatemi. Oh no. La Presidente Boldrini era partita all'inizio con l'idea dei doveri in internet, no? e questa idea un po' censoria. E grazie molto al lavoro di Anna Masera, che era responsabile di comunicazione della Camera, è stata fatta la commissione per i diritti in internet, e è stato preso Stefano Rodotà come garante del procedimento, eccetera, e alla fine abbiamo fatto diventare una cosa che era nata in un modo, insomma, abbastanza discutibile, abbiamo tirato fuori una cosa molto positiva, che era quella della carta dei diritti in internet. Adesso la Presidenta ha riconvocato la Commissione Internet per fare un'indagine conoscitiva sulle fake news. Abbiamo fatto la prima riunione questa settimana, dove si dice andiamo a cercare di capire il fenomeno delle fake news. Vi dico solo quello che ho detto io in quella cosa, a parte che credo che ci siano i video, quindi ho detto quattro cose molto sinteticamente. La prima, che in Italia c'è il diritto di mentire, e non è solo in Italia. Se poi il mentire causa dei danni, ne risponderà in sede civile, però c'è il diritto di mentire. Uno può avere mille ragioni per mentire, da quando è bambino a non voler svelare certe cose, insomma, la privacy esiste, uno non è che chiude la porta del bagno perché ha qualcosa da nascondere, quindi uno ha anche il diritto di rappresentarsi in un modo diverso, proiettare la propria immagine in un modo diverso da quella che altrimenti verrebbe. Quindi c'è il diritto di mentire, prima cosa che ho detto. Seconda cosa che ho detto è che Gödel ha dimostrato che esistono verità non dimostrabili, quindi il fatto di decidere che nei casi limite decidere nei casi limite che cos'è vero o falso può non essere possibile. Certo. Terza cosa che ho detto, su spunto del collega Paglia, che in Italia, perché lui ha detto, in Italia si può scrivere in prima pagina su un giornale che c'è stato un miracolo. Effettivamente, per certe persone, visto che non è decidibile, no? Perché il processo che viene fatto per decidere cos'è un miracolo o meno, alla fine dice non è spiegabile, quindi è un miracolo, quindi già che non è decidibile, l'Osservatore Romano sarebbe un libello fuori legge, Famiglia Cristiana, no? Perché non puoi dire quello è vero, ma non puoi neanche dire quello è falso, entri in un tema di fede. E allora come fai a trattare certe cose? Così servi la palla alla battuta, che è la prima fake news, la conosciamo tutti. No, e questa è una questione appunto di fede, e abbiamo atteggiamenti diversi, però non puoi... E poi la quarta cosa che ho detto è che bisogna cercare di avere un approccio un po' più globale, perché non è che siamo solo in Italia, e c'è l'International Center... Fact Checking Network, che è guidata da Alexis Manzalis, che è quello che è uno dei fondatori di Pagella Politica in Italia, ragazzo greco, sì, che adesso sta in Florida, ha detto sentiamo lui a dirci che cosa sta accadendo nel mondo. Allora, io non sto dicendo che il tema non sia rilevante, il tema è rilevante, tutti noi abbiamo in testa quei giornali che hanno titolato che ogni robot inserito nell'industria, cioè non è un tema di internet, è un tema di tutto, no? Cioè ogni sera che io ascolto il telegiornale, la
proposito di fake news ce n'è sempre una sfilza, no? E ogni posto di lavoro, ogni robot inserito in un'azienda toglie il posto di lavoro a 6 persone, l'abbiamo letto tutti, sono andato a leggermi lo studio. Se i robot quadruplicassero, lo scenario più aggressivo prodotto da Boston Consulting dice: se i robot quadruplicano da qui al 2025, non mi ricordo 2030, non mi ricordo la data, ci sarà una perdita di occupazione con le industrie dello 0,6%. Quindi non è che ogni robot causa 6 lavoratori in meno, ma se i robot quadruplicano causano 6 lavoratori in meno ogni mille, 0,6. Quindi lo 0,6%, che capite bene che basta uno starnuto di una banca perché le cose siano molto peggio. E quindi quella è una fake news di fatto. Un'altra fake news è che la legge tedesca preveda di colpire le fake news, perché la legge tedesca parla di diffamazione, istigazione a delinquere, parla di cose che sono già reato, apologia del nazismo. Apologia di nazismo, che sono già reato nell'ordinamento attuale, ma è passata come la legge sulle fake news. È vero che ci sono 50 milioni di sanzione, che è un'enormità, è vero anche, cioè, poi ci sono 5 milioni di sanzione per l'utente, oltre che per la piattaforma, però qui c'è un tema, ed è quello che ha sollevato in qualche modo, forse anche un po', diciamo, poteva usare un po' più tatto Pitruzzella, ed è: uno ha il diritto di mentire? E la risposta è sì, uno ha il diritto di mentire. Sarebbe, a mio avviso, poco auspicabile, per non dire di peggio, vivere in un paese dove, in un luogo dove è lo Stato a decidere, dove è un'organizzazione, un governo, uno Stato a decidere che cosa è la verità e che cosa non è la verità. Cioè, è uno Stato, cioè, non so, esiste. Perché vedete, in Bangladesh qualche settimana fa hanno chiesto aiuto, lo Stato, il governo, ha chiesto alle piattaforme, Facebook, Twitter, eccetera, di combattere le cose contro la religione, contro l'Islam. Ah sì, ok. Cioè la blasfemia, scusa, non mi viene la parola, la blasfemia. Che per loro essere blasfemia, dire qualcosa di negativo su Maometto, Maometto non ha fatto sta roba qui, è una fake news. Di nuovo, quindi il legame con la religione italiana c'entra anche per questo. Perché io penso che non sia giusto, penso che ogni persona debba avere il diritto di esprimere la propria idea ed avere quella possibilità, no? Poi se ne deve assumere la responsabilità. Allora qui c'è un altro punto che lancio come stimolo e poi se volete andiamo avanti a parlare, che è il tema della responsabilità delle persone. E come fai a dire che una persona è responsabile? Ci sono tutte le 1000 proposte che ci sono state in giro sul mondo, sul real names e via dicendo, no? Adesso c'è una proposta di legge, mi sembra, in Russia, che chiede a tutti i cittadini, intanto che vieta ai minori di 14 anni di usare dei social network, cioè non è solo in Italia. Io, se andate a guardare sul mio blog, cercate l'erba del vicino, quindi c'è tutta la sfilza, continuo a scrivere del vicino. Minori di 14 anni in Russia non possono, secondo questa proposta di legge, non possono accedere a social network, e quelli sopra i 14 anni devono registrarsi con un documento la propria identità, eccetera. Anche questo io penso che sia negativo, perché penso che chi esprime, cioè allora, se un domani l'Italia dovesse divenire la Repubblica Islamica Italiana, dove aver comprato un candelabro a 7 cose piuttosto che un crocefisso diventa un reato, e le mie figlie potrebbero subire qualcosa di negativo per un cosa che ho fatto io 20 anni prima. Purtroppo queste cose nel mondo sono successe, e il fatto che noi non ce le ricordiamo, fortunatamente, non è una garanzia che non tornino ad accadere in futuro. Quindi è importante che ci sia una disgiunzione, dal mio punto di vista, tra gli atti e la riconducibilità delle persone. Quindi, però nel contempo è giusto che ci sia questa riconducibilità, ed è allora il meccanismo dell'anonimato protetto, quello che io caldeggio da 12 anni, 15 anni, quel che l'è, cioè il fatto che il meccanismo che io ho in mente è che la persona, perché
e poi mi taccio, scusate, perché ho parlato troppo. Sì. Adesso a che cosa stiamo arrivando? Stiamo arrivando, allora, la legge europea, che è diversa dalla legge americana di MCA, però la legge europea, recepita in Italia, in tutta Europa, dice che una piattaforma non è responsabile del contenuti dei propri, usati, messi, piazzati, sì, dai propri utenti, esatto, fin tanto che non ne viene a conoscenza. Nel momento in cui ne viene a conoscenza, deve agire. Io carico un'immagine pedopornografica, la piattaforma non è responsabile, ci mancherebbe altro. Tu dici alla piattaforma, guarda che c'è quell'immagine pedopornografica, nel momento in cui la piattaforma viene a saperlo, deve intervenire. Però capite che questo è un crinale molto sottile, perché stiamo dicendo che la liceità o meno deve essere decisa dalla piattaforma, che diventa un giudice privato alla quale non c'è un ricorso. Allora, se io dico Viviani è un noto molestatore di minorenni, grazie, è un noto, non sappiamo. Tanto non siamo streaming. Quindi... Non siamo streaming, però no, ma è notorio. Allora, lui... Che faccio? Lui mi può querelare su una roba, sì, del genere. E lei, che è la piattaforma, nel momento in cui gli dice guarda che questo non è vero, deve prendere una decisione. Sì. Allora, il fatto che la giustizia, in qualche modo, che è chiamata ad entrare nel merito, sia un'organizzazione privata, sia il fact checker che decide che cosa è vero o non è vero, perché anche qui poi, esatto, ci sono delle sfumature, ma sia casi più così chiari, io devo poter dire no, no, io mi assumo la responsabilità. Esatto. Cacchio, ho le fotografie di quando molestava i minorenni, quindi poi... mi assumo la responsabilità, voglio che quella roba, sì, lì resti su. Però assumendomi la responsabilità, allora il meccanismo che ho in mente io è che io utente dico al social network, guarda, io mi assumo la responsabilità, vado dal mio identity provider, e che bello che c'è Speed, e che c'è Eidas e che crescerà, siamo a 1,4 milioni di registrazioni, mi faccio dare un token, un gettone, un codice, per cui il mio identity provider sa solo che mi ha dato un biglietto con scritto 1432FG. Ciao Arianna. Abbiamo perso il sottosegretario con ogni evidenza, ma adesso arrivo. Spero. Arriva, no, prima aveva detto che era 5 km. Mi faccio dare un gettone con un codice, io prendo questo codice, lo do al social network, il social network lo presenta all'identity provider e gli dice questo codice è valido, l'identity provider gli dice sì. L'identity provider non sa il social network perché c'è cosa ho scritto io, perché cosa l'ha usato. L'identity provider non sa, il social network non sa chi sono io, ma sa solo che quel codice lì è valido. Quel dato lì viene tenuto per, diciamo, 3 anni, dopo viene cancellato, e a questo punto nella Repubblica Islamica sono a posto, il tema della Repubblica Islamica sono a posto. E così facendo ho creato un meccanismo di anonimato protetto, per cui se però c'è un reato le forze dell'ordine possono intervenire. Ecco, io credo che tutti i disegni, tutte le cose che noi stiamo facendo manchino di questo pezzo qua, del diritto di ricorso della persona per poter decidere che quel che lui tiene alla sua opinione assumendosene la responsabilità. Adesso cominciamo ad avere le infrastrutture adeguate, tecnologiche e i sistemi informativi per poter assicurare questa cosa e io spero che questa roba entri nel dibattito, sono molto fiducioso. Basta. Basta. Mi sentite? Mi sentite? Sì, c'è un piccolo elemento tecnico, che poi parliamo anche del tuo metodo, perché tu hai un metodo, c'è l'intergruppo per l'innovazione, queste sono cose che dovete sapere, però sottolineo insieme a Martino una cosa, quello che ha detto è molto importante, vi faccio notare il principio che c'è dietro, perché non avete mai pensato che se un sistema ha una fretta così tale da cancellare qualcosa che potrebbe o dovrebbe essere calunnioso o pericoloso, noi stiamo cancellando una prova. Cioè, non è mai successo nella storia, diciamo, del diritto che si consideri più importante, diciamo, eliminare la pubblicità di un possibile reato piuttosto che punirne il colpevole. Ecco perché quello che dice Quintarelli invece è la soluzione, perché ognuno si deve assumere la sua responsabilità. Paradossalmente, se i social fossero convinti, e per fortuna invece che provano a mediare, di eliminare tutto quello che a qualcuno non piace, oltre appunto a essere così a detrimento della libertà di espressione, noi cancelleremmo delle prove. Cioè paradossalmente potrebbero anche essere denunciati
perché noi non possiamo cancellare le prove di un possibile reato. Questa è una cosa a cui non pensa mai nessuno, ecco Marco, perché devono restare. C'è stato un esempio, tra l'altro parallelo, contemporaneo, alla discussione opposta che a me, quando è accaduto, ha fatto molto ridere. Quando Facebook ha cancellato la foto della Napalm Girl. Ovviamente, qui si parla degli algoritmi. Stavamo, in quel momento stavamo discutendo di quanto è importante, ci si stava chiedendo se fosse importante intervenire immediatamente, addirittura c'è chi dice che bisogna intervenire a priori, soluzioni tecnologicamente impossibili perché su Facebook siamo praticamente 2 miliardi. Quando succede esattamente questo, ovvero si lamentano, che l'algoritmo dà una cosa per scontata, quindi l'algoritmo che è stupido, o comunque molto più stupido di noi, vede una bambina nuda e quindi si spaventa, boom, la toglie subito, ovviamente non c'è una persona, ovviamente insegnare la storia dell'arte all'algoritmo, beh, ovviamente lo puoi fare, però è un passaggio successivo. La tecnologia arriva ovunque, ma in quel caso lì l'algoritmo ha fatto quello che gli viene richiesto, è intervenuto immediatamente, probabilmente chi l'ha caricata non ha avuto neanche il tempo che nessuno la vedesse, è sparita, e lì è partita la polemica, censura. Una polemica che è stata cavalcata tantissimo, tra l'altro anche dalle stesse persone che chiedono la rimozione immediata e a priori. Io dico questo non per finire sempre al punto circolare, ok, non c'è soluzione, non parliamone più, perché ovviamente non è quello il mio intento. Lo dico per dire che comunque siamo in grado di sostenere posizioni opposte, perché forse in fondo non sappiamo quello che vogliamo. E chi lo sa? L'unica cosa che sanno le piattaforme è che noi vogliamo continuare a fare quello che facciamo, perché lo facciamo per un sacco di tempo. Stiamo lì, facciamo guadagnare un sacco di soldi a loro, tra l'altro più soldi a loro che ai giornali, visto il contesto, conviene sempre dirlo. E quindi loro sono società private, sono società a profitto e cercano di fare in modo che la nostra esperienza venga modificata il meno possibile, ovviamente, perché hanno degli interessi economici. Quindi in realtà tutelano sia la sopravvivenza di contenuti che sono opere d'arte o sono importanti per l'informazione. Io ricordo un'altra polemica sul fatto che Facebook e Twitter censurassero Trump durante la campagna elettorale. Perché? Perché Trump diceva frasi che, se dette da un utente normale, sono identificabili come non rispettose delle linee. Ma è assurdo. Quella è una notizia, no? Nel senso, ovviamente, è il candidato alla presidenza, che poi ha anche vinto. Poi vince ed è colpa dei social network, perché i social network fanno rimbalzare le notizie. E forse il vedere le notizie di una certa parte convince le persone di quell'idea, o le notizie false o vere. Che sono. E qua però è un pochettino qua che si chiude il cerchio, perché nel momento in cui noi stiamo già facendo delle proposte di legge, tra l'altro la fake news, sulla legge sulla fake news, che è vero che è più sulle speech, l'ha fatta il ministro tedesco, che l'ha presentata così perché gli conveniva, così gli sparavamo i titoloni. Abbiamo titolato tutti su me lo ricordo, Stefano è sempre, ne sta sempre più di me, ma abbiamo titolato, noi volevamo quello, noi intesi come giornalisti abbiamo titolato su quello, lui lo sapeva, l'ha cavalcato, vai a prendere il testo, è quasi tutto contenuti d'odio, apologia di nazismo, poi c'è questa frase di facciamo anche le notizie false, soprattutto se sono diffamatorie. Buttata lì, sì, e poi però, vediamo. No, ma la legge è proprio sulla diffamazione. Una conseguenza può avercela, però, se la butti lì. Cioè, non è che una conseguenza può avercela, se la butti lì. Se non altro punto di vista culturale. Infatti, aspetta, adesso ho perso il filo. Però quello che volevo dire, ecco, che mentre facciamo testi del genere, leggi del genere, ragioniamo sulle definizioni, non stiamo, o per quanto mi riguarda, non stiamo adeguatamente facendo l'unica cosa, che è metterci lì a studiare i dati dell'evento scatenante di questa follia mediatica che è stata l'elezione di Trump, no? Sono impazziti gli Stati Uniti, a catena tutti gli stati, soprattutto quelli che devono andare a elezioni. Quelli che devono andare a elezioni, o nel caso nostro, in cui siamo sempre in eterna campagna elettorale, i termini fake news, post-verità sono diventati un ping pong politico, e quindi lo usi, i social network non c'entrano assolutamente più niente, ovviamente. Ma quello che bisogna fare è mettersi lì a misurare, perché chiedersi davvero queste e quali fake news spostano l'opinione pubblica? Sì, no, come? Allora lì forse puoi cominciare a ragionare su un eventuale dubito, ma su un'eventuale regolamentazione. Stefano, approfittando della sua presenza e anche del fatto che al sottosegretario si è rotta l'auto,
a 5 km da qui. Me l'hanno appena detto. Succede, la tecnologia. A me piace. Ma è strano perché questo è un tema che gli interessa molto. Infatti, è un peccato. A proposito del metodo, torniamo un po' a bomba, cioè sulla questione del nostro panel, il rapporto tra la politica, la rete, quando cerca di regolarla, di fare leggi. Tu hai depositato alcune proposte di leggi di cui abbiamo parlato diffusamente, sia Martina che il sottoscritto, me ne vengono anche tre. Hai depositato un progetto di legge sulla sharing economy. Sei forse una delle persone che da sempre più sensibile sul tema dei captatori informatici, cosiddetto malware di Stato, cioè gli strumenti, i virus che anche le procure possono usare per indagare sui crimini di terrorismo, di mafia. Hai scritto un libro sulle piattaforme che in qualche modo ha anche ispirato una tua proposta sulle piattaforme, hai riflettuto moltissimo su questo e anche sulle poi ne hanno approvata fiscale. Una sulla tutela del Made in Italy, che esatto, per inciso esatto. Questo non è passata. È bellissima, hai depositato un progetto di legge a suo tempo sull'evasione fiscale delle multinazionali. Ecco, io vorrei fare una domanda. Credo che tu sia d'accordo. Secondo me, quando poi si scende nel concreto, se adesso noi cominciamo a elencare le cose su cui noi siamo scoperti, cioè la sharing economy, la cosiddetta gig economy, che ha degli effetti sul mercato del lavoro piuttosto importanti, che cosa devono fare le procure con questi malware, virus che sono potentissimi, come facciamo a far pagare le tasse alle multinazionali, che sono i temi che io mi aspetterei fossero affrontati quotidianamente, molto spesso sembrano essere secondari, ma tu al limite mi correggerai, rispetto appunto a quei temi di moda che invece occupano i giornali. Ma a mio parere politica e tecnologia, politica e rete, significa soprattutto queste cose. E io immagino che sia il motivo per cui tu hai fatto queste proposte, no? Col tuo metodo, adesso ne parlerai, con l'Intergruppo per l'innovazione, è il metodo per cui si deposita una proposta, si fa una call, diciamo, di osservazioni e poi si migliora il testo. Non ho capito che cosa vuoi che ti dica, detto tutto tu. No, voglio che tu mi dica se ho ragione, hai ragione nel dire che su questi temi noi siamo scoperti. No, allora... Ragazzi, la democrazia... Allora, prima devo dire una cosa, perché visto che poi sono stato poco accorto, perché era chiaro che passava in Italia uno ha il diritto di mentire. Uno ha il diritto di mentire per proiettare un'immagine di sé che è diversa da quella che altrimenti, eccetera. Ho detto delle cose... Non ha diritto di mentire se questo diritto di mentire causa dei danni, dei pregiudizi ad altri, eccetera, e quindi ne risponde in sede civile. Perché Twitter... poi rischia di diventare una fake news, no? Anche questo, quindi ci tenevo a correggere. La democrazia è una cosa difficile. E è arrivata Anna. Anna dice, ma va, Anna Masera. La democrazia è una cosa difficile. Quello che vi dicevo prima, che un testo non esce mai, è vero. Adesso vi racconto un aneddoto, senza dire vi racconto il peccato senza dire il peccatore. Ero in commissione esteri, ero in commissione affari europei, poi sono passato in commissione esteri. E già il fatto che non ci sia una commissione che si occupi principalmente di temi di innovazione e tecnologia è una cosa che, però, alla fine allora vai a cercare di lavorare in quella che ti lascia più spazi per fare l'attività politica per la quale sei andato lì. Ero in Commissione Affari Europei e dovevamo fare una ratifica sull'uso di determinate frequenze per Galileo. Galileo è l'alternativa europea al GPS, no? Sapete, che opera a frequenze molto alte, quindi ha una risoluzione, una precisione molto accurata, molto più del GPS, parliamo di centimetri rispetto a metri. E voi sapete che il GPS all'interno delle case non piglia, cioè sotto un tetto non piglia, perché è un segnale che arriva dal satellite, ti arrivano diversi segnali, il tuo device li riceve, triangola e capisce dove si trova. Quindi è un segnale che arriva dallo spazio e che arriva lì e che tu registri. Dovendo fare questa ratifica, dobbiamo dire queste frequenze qui sono riservate a Galileo, non le possono usare i radioamatori, eccetera. E questa è una roba che in tutto il mondo viene fatta. Qualche collega in commissione ha votato contro e ha fatto mettere a verbale che era contro perché con Galileo si spia all'interno delle case. Quindi è monodirezionale verso il basso e non quindi verso l'alto. E in più ovviamente sentivo Paola che rideva.
Paola Bonomo, lì in prima fila, e ovviamente, quindi è monodirezionale, e ovviamente se c'è uno strato di plexiglass sopra non passa. La democrazia è difficile perché il voto di quel collega, che evidentemente non è né un fisico né un ingegnere né un informatico, vale come il tuo. No? E allora devi cercare di spiegare anche su queste cose banali, perché poi lui va in internet e trova delle fake news che gli dicono e torniamo a bomba al tema. Quindi raggiungere il consenso è molto difficile già nel merito corretto tra esperti, perché ci sono opinioni diverse, letture diverse del contesto. Poi, visto che comunque si esprimono anche persone che esperte non sono, diventa ancora più difficile. Con le tue come sta andando? Allora, poi il processo è molto lungo, e quindi questo è già un primo passo. Poi c'è un altro tema, che le priorità sono determinate dalla domanda della società, in definitiva. Cioè, in Germania perché ci fanno una multa di 50 milioni? Perché in Germania, quando c'è l'argomento, uno degli argomenti principe alle elezioni scorse, quando ha vinto la Merkel, quindi 5 anni fa, era l'NSA che spiava i tedeschi. Ok? Su tutti i giornali, cioè prima notizia ai telegiornali e via dicendo. Ma a lungo era l'argomento di dibattito tra i politici, che Merkel, cosa fareste, eccetera. È la stessa Merkel. Sì, sì, è la stessa Merkel. Certo. Era diventato, e loro hanno una sensibilità molto più forte della nostra rispetto al tema dell'influenza della tecnologia, che adesso sta arrivando da noi anche grazie al lavoro di Calenda con l'industria 4.0, comincia a svilupparsi, però loro hanno una sensibilità molto maggiore rispetto all'influenza della tecnologia sulla società, anche per queste cose qui. In Germania hanno appena fatto una proposta di legge, non so se è una proposta o una legge comunque, che dice che i dati prodotti dalle auto sono di proprietà del padrone dell'auto. Capite? Non di proprietà della piattaforma. Questo sottintende il fatto che le auto siano di proprietà di qualcuno, di un individuo, e non fornite come servizio. Cioè c'è un modello di sviluppo dell'industria dietro come concetto. No, questo per dire, loro hanno una sensibilità molto più alta della nostra. Noi abbiamo sensibilità diverse e siamo un paese diverso, siamo un paese molto meno incline alla tecnologia. Quindi anche quando riesci poi a mettere d'accordo tutti, e l'interlupo innovazione è fondamentale perché è un modo per cercare di fare, perché è trasversale, di prendere le persone che si occupano di questi temi all'interno di tutti i partiti. Comunque nell'alveo di tutte le cose di cui si discute in Parlamento, questo qui tende ad essere abbastanza residuale, purtroppo. Sarà crescente, chi verrà dopo di me si troverà una strada sicuramente più aperta di quella che abbiamo trovato Coppola, Palmieri, Dio, Palmieri è lì come una riete d'anni. È un tema molto difficile, la democrazia è una cosa veramente difficile. E in Parlamento ci sono, se non ricordo male, mal contati 400 avvocati e se non ricordo male mal contati 4 informatici tra Camera e Senato, sì. Informatici, ingegneri informatici. Ma non perché l'informatico, perché le persone con questa sensibilità, poi che queste abbiano un ruolo di potere all'interno delle decisioni, perché devi definire i calendari eccetera, devi avere una rappresentanza dietro che ti supporta, perché devi avere quindi i tuoi voti e quindi avere una certa forza negoziale nei confronti delle tue cose, è una cosa difficile. Quindi se non avete niente da fare per i prossimi 5 anni, avete voglia di impegnarvi, pensate, perché vale la pena dedicarsi, vale la pena perché aiuta tutti. Ed è veramente, portare a casa un risultato è una cosa veramente difficile, veramente faticosa. La democrazia è una roba molto difficile. Qual è il livello di preparazione? Immagino già la risposta. Poi magari io insisto, voglio sapere come vanno le tue leggi, perché hanno anche tempi diversi. No, ma sì, diverse. Allora una è stata approvata, una all'ultimo parere al Senato, che però con l'ultima crisetta che c'è stata al Senato è stata rinviata di nuovo, perché poi succede questa, e poi passano le settimane, i mesi, e un'altra è stata incorporata nei principi di un decreto del governo, un altro è diventata legge con un altro decreto del governo, quella di Speed, sì. Per capirci, insomma, un po' di robe sono andate, dai. Livello di preparazione, non so se conoscete l'Intergruppo per l'innovazione, ma cercatelo su internet, un'altra idea fantastica di Quintarelli e degli altri. Praticamente hanno
preso i deputati che hanno delle competenze o sono nato un interesse serio e concreto su questi temi dell'innovazione e tecnologia, PD, Scelta Civica, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, chi l'avrebbe mai detto, ogni tanto vanno anche d'accordo, e hanno creato un intergruppo, cioè praticamente una specie di associazione di questi deputati che si fanno, diciamo, la guerra come è previsto in Parlamento, però in realtà poi tra di loro si organizzano, parlano, discutono in modi formali e anche informali. Memorabile quando avevate ospitato la country manager di Uber, ti ricordi? Vi siete trovati i taxisti davanti, e poi riescono a fare delle proposte, oppure anche in commissione, a velocizzare un po', perché avendone discusso prima, presentano emendamenti che non sono incompatibili. Questo sta già facendo un po' la differenza. Allora, quello che ti chiedo è, rispetto a 5 anni fa, e come anche te lo immagini, quindi, insomma, eppure si muove, no? Come avrebbe detto Galileo. Guarda, io penso che le ore del giorno sono limitate e il tempo è la risorsa veramente scarsa. Io penso che i meccanismi degli intergruppi siano una cosa positiva. Penso che ci dovrebbe essere una commissione digitale per l'innovazione. Spererei anche in un futuro ministro per l'innovazione, perché da quando è arrivato Diego Piacentini come commissario, la capacità di messa a terra delle cose che stavamo discutendo, nel momento in cui hai un po' di autorità oltre all'autorevolezza, le cose naturalmente si muovono più veloci. Anche delle risorse, tanto di sì, strumenti. Sì, anche risorse, strumenti, certo. Però è tutto un co. Penso che quello lì sia un meccanismo utile. Diciamo che per la prossima legislatura una cosa che io mi impegnerò a fare è stimolare il fatto che nella prossima legislatura, perché immagino che alcuni ex colleghi saranno rieletti, alcuni che in futuro saranno ex colleghi saranno rieletti, alcuni degli attuali colleghi saranno rieletti, e cercherò di fare in modo che questa cosa vada avanti, no? Con il minimo di struttura che ci siamo dati, di organizzazione, eccetera, perché penso che sia positivo. E sarebbe stato molto bello, una cosa che avevamo cercato, questa, se vogliamo, non lo posso chiamare scoop perché è una cosa da poco, però diciamo una cosa che non è stata mai raccontata era questa, che avevamo iniziato a cercare di trovare delle sponde con altri gruppi di parlamentari che si occupano di innovazione in altri paesi europei, e con l'idea di che nascesse una rete di intergruppi innovazione in altri paesi europei, perché i parlamentari europei non hanno facoltà di iniziativa. E questo secondo me è sbagliato come assetto delle istituzioni europee, cioè un parlamentare europeo non può fare delle proposte, può esprimersi rispetto alle proposte fatte dalla Commissione. Quindi di fatto sono i governi e la Commissione che fanno le proposte e il Parlamento in qualche modo interviene sulle proposte. Allora dare un potere di iniziativa vuol dire spostare il peso della politica molto a livello europeo, però un modo, una via di mezzo potrebbe essere quello di coordinare a livello europeo un certo numero di intergruppi che facciano nello stesso momento alcune proposte, perché poi, e su questo avevamo cominciato a trovare dei riferimenti tra Finlandia, Germania, Francia, eccetera, però poi okay. Il tempo è quello che è, con l'idea di coordinare l'azione, no? E quindi dire sulla gig economy, sulla responsabilità delle piattaforme, l'anonimato protetto che vi dicevo prima, discutiamo, ci troviamo una volta a Bruxelles, a Strasburgo, facciamo una proposta di legge tutti assieme, nello stesso periodo, per cui a Bruxelles poi andiamo in commissione e diciamo: ehi, in nove paesi europei sì, sì. Gli intergruppi hanno proposto questo, commissione, cominci a lavorarci su. Bottom up. Sì, una cosa. E questo. Vabbè, non c'è stato il tempo. Abbiamo 8-9 minuti e potete fare delle domande. Dico solo una cosa brevissima, qui tengo. Prima ha citato la carta dei diritti in internet, il 14° punto era in 14 punti. Lo ha ricordato ieri anche Luca De Biase, che poi ci tiene particolarmente, è bellissimo. E dice questo, dice che bisognerebbe stabilire per legge, e magari lo può fare appunto una commissione sull'innovazione tecnologica, lo potrebbe fare anche un ministro, che ogni volta che si legifera e quella legge concerne o tocca una questione tecnologica, digitale,
si faccia una valutazione di impatto digitale, cioè esattamente come c'è una valutazione di impatto ambientale. Ecco, spero oggi con il nostro panel di avervi insieme a loro spiegato che è di questo che stiamo parlando, cioè di una visione ecosistemica, un habitat, noi siamo dentro questo habitat e dobbiamo imparare a valutare l'impatto delle nostre decisioni e delle proposte politiche che facciamo. Adesso potete fare delle domande. Mi fai aggiungere una cosa? Certo. Che è tra l'altro contenuto nella legge su cyberbullismo, quello che secondo me è l'aspetto più importante è l'alfabetizzazione e l'educazione. Vabbè. E forse quella è la più grande responsabilità di chi governa, delle scuole. Adesso sempre sul solito, sempre là si torna, ma per le fake news stanno iniziando Rodotà e Boldrini anche ad andare nelle scuole a parlare. È quello che bisogna fare, perché usiamo tutti tanto questi strumenti in cui certi comportamenti sembrano aumentare esponenzialmente, io sottolineo sembrano sempre, perché infatti, se c'è il dato lo diciamo, se non c'è il dato diciamo sembrano, ed è giusto capire cosa succede, come succede, soprattutto quando si è più giovani, le conseguenze. Chiudo subito, ma tempo fa sono intervenuta a un convegno in cui c'erano un sacco di avvocati e un'avvocata mi ha raccontato un caso che mi ha fatto abbastanza pensare, degli adolescenti che erano stati sottoposti a controlli per un'accusa specifica, poi nelle loro conversazioni di WhatsApp avevano trovato un'altra serie di aspetti potenzialmente problematici. Loro non avevano assolutamente idea che le conversazioni private, che in questo momento purtroppo sono accessibili, purtroppo no, non volevo dire purtroppo, mi sono immedesimata in loro, ma che quelle conversazioni private sono accessibili in qualunque momento, ma non lo sapevano. Poi, a prescindere che fosse giusto o sbagliato quello che c'è scritto dentro, certo, ne dovranno rispondere, ma non lo sapevano. Quindi abbiamo sapere cos'è giusto e sbagliato fare, che è quello più o meno, cioè più una definizione più netta che sulle fake news, e dove stanno le tue informazioni e come le devi gestire. Quello va detto ancora prima di mettersi a legiferare. Certo. Sì, la cultura è una cosa fondamentale, l'attività nelle scuole è fondamentale. E devo dire che di nuovo un manipolo di volonterosi al MIUR ha fatto un grande lavoro, e non voglio dire nomi perché poi dimentichi qualcuno e non va bene, e basta. Prego, dai, prego. Ah, Fulvio Sarzana, notissimo Fulvio, avvocato, esperto di digitale. Allora, adesso faccio una domanda che chiaramente la quinta e che sarà provocatorio ovviamente, come sono io. No, io c'ho i fari contro. Vabbè, rapidissimo, no, volevo solo sapere dire una cosa. Io ho fatto 3 tweet, di cui 2 provocatori, ho fatto un esperimento su di voi. Ho fatto 3 tweet, di cui 2 provocatori e 1 non provocatorio. L'unico non provocatorio è stato ritweetato da loro 2, mentre tu non l'hai ritweetato. Allora la mia domanda è, quanto alla fine lo storytelling, quindi il accettare e far sì che ci sia solo una narrazione, sia fake news rispetto a qualcosa che non piace? Questa è la mia domanda. Cioè, il fake news non è solamente quello che uno dice di sbagliato o di errato, ma è anche orientare i propri pensieri e quelli di chi ci segue verso un pensiero unico. Questa è la mia domanda. Quindi la domanda quinta a lei è: quanto il vostro, Twitter, ma io ti ammazzo, quanto le vostre, il vostro modo di esprimere può influenzare in forma di storytelling? Sì. Ma li ho riletti. Io ti dico la verità, ho ritwittato l'unico che si esauriva nei 140 caratteri. Nel senso che tu hai ritwittato una frase che si concludeva lì e il suo significato era tutto lì, mentre il mio virgolettato, tra l'altro ti ringrazio, che hai citato nell'altro tweet, l'ho trovato decontestualizzato, era più forte di quello che io intendevo. Ma niente di più di questo mio sproloquio degli ultimi 30 secondi dimostra che le fake news non c'entrano niente con internet, è la chiacchiera, è il parlare. Poi internet a volte fissa i virgolettati, fissa i video, lo vedono tutti, quindi si crea tutto il resto, ma la base è quello, il nostro parlare, capirsi. Certo. Un'ultima domanda. Mi associo. Cerco di essere abbastanza rapido. Sul fatto dell'educazione di cui abbiamo parlato prima, il punto che secondo me, oltre a dover comunque educare anche i ragazzi, molte volte si vede persone di una certa età che non hanno competenza in quello che dicono, quindi
retweetano, che ne so, una fake news o altro, li si va a correggere e ti rispondono: ah, ma è il concetto quello che conta. Quindi, secondo me, oltre all'educazione di per sé sulle fake news, in realtà sarebbe un'educazione forse un po' più complessa, anche perché, come ha detto, sul fatto che non sapevano di poter essere letti i messaggi, cioè c'è proprio un'ignoranza generale. E la politica, oltre al fatto comunque di leggi che possano comunque, dal punto di vista penale, dovrebbe anche fare qualcosa, certo, secondo me, per educare, perché molte volte proprio non si hanno le basi, le competenze per poter esprimere, cioè anche per poterne parlare di questi concetti. Io se posso permettermi, ti do anche un consiglio, diciamo, facciamo un po' di bibliografia, ci sono un po' di libri belli da leggere, te ne consiglio solo uno, che sembra non riguardare questo, ma riguarda anche questo, che è un libro di Maurizio Ferraris, che si chiama Mobilitazione Totale. Maurizio Ferraris è un grandissimo filosofo italiano che si occupa di queste cose. Mobilitazione Totale introduce però un altro tema, che adesso non possiamo affrontare, ma ve la metto lì, è una pulce nell'orecchio, cioè lui dice: ma non è che per caso noi siamo sempre stati così? E se queste tecnologie, il nostro smartphone di cui riceviamo una notifica alle 2 del mattino e dobbiamo leggerla e pure rispondere, ci fa lavorare di notte, cosa che ci saremmo sempre rifiutati di fare in altre epoche, ci sta rovinando, ci sta trasformando in un'altra cosa, oppure ci sta rivelando per quello che siamo sempre stati? Ecco, quando, ha ragione Martina, quando noi ancora dobbiamo rispondere a domande così fondamentali, che cos'è vero e falso, di che cosa stiamo parlando, queste tecnologie ci rivelano per quello che siamo oppure ci stanno modificando? È ovvio, e qui do ragione anche a Stefano, è ovvio che quando regoliamo dobbiamo stare molto attenti, cercare di non fare cose irreversibili e anche avere pazienza, perché in effetti la democrazia è, come diceva Churchill, il peggior sistema di governo possibile, ma anche gli altri erano persino peggio, quindi il migliore che ci siamo inventati. Io poi sono un giornalista e semplifico troppo, Stefano, quello che dice le cose, ma ribaltiamola un attimo. A volte la tecnologia, quando è in grado di farlo, dà le risposte. Io sono sempre stata una grande sostenitrice della tecnologia per vedere se la palla è entrata in porta o no, no? Gli esempi sul calcio funzionano sempre benissimo, ma è così. Cioè, nella storia del calcio ci sono un sacco di casi in cui ancora non si sanno, libri, suicidi, era entrata, non era entrata, campionati mondiali. Adesso metti lì, vedi se è entrata e se non è entrata. Tutto il resto è educazione, alfabetizzazione e consapevolezza, per quel che mi riguarda. Sì. No, sembrava una battuta. È bellissimo. No, sì. Però c'è sicuramente un tema di alfabetizzazione anche che non riguarda l'età. Allora, se non lo conoscete, andate a guardare il lavoro di Impara Digitale, che è un'organizzazione fantastica che insegna a usare le tecnologie in modo efficace a scuola, e uno degli assi, dei pilastri, è quello di insegnare i ragazzi ad essere curiosi e di andare alla radice delle fonti. Quindi loro non guardano Wikipedia, ma usano Wikipedia per vedere dove punta, per leggere le fonti e farsi un'opinione, per dire, quindi di andare alla radice. E questo aiuta a separare la farina dalla crusca. Quindi questo sicuramente. C'è un tema sulle persone che non sono i ragazzini, no? Quindi certo. Quell'organizzazione lì. C'è tanto da fare. Che bello sarebbe se qualcuno facesse un'organizzazione a livello italiano di coordinamento dell'attività di supporto, di alfabetizzazione alle persone della terza età. No? Questa sarebbe una cosa da fare, come chi l'ha fatta a suo tempo per i bambini, per le scuole, sarebbe bello. Perché le risorse disponibili ce ne sono tantissime, cioè ci sono tante persone che sono in pensione ma ancora giovani, esperti, e che sarebbero, che non vedono, c'è uno spazio enorme per fare un'attività di quel genere lì, che sarebbe straordinaria, c'è tantissimo da fare. Grazie tante di essere stati con noi. Grazie a tutti. Voglio dire, se no, è stato cattivo o no?
successo questo casino sotto segretario.